Salve a tutti ragazzi, io sono Bot e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la nuova SBC uscita ieri riguardanti Foot versus, ovvero Dries Mertens. Andremo a vedere quale secondo me è quella migliore tra la versus Fire e la versus Ice. Mi raccomando, come sempre, questa serie è in collaborazione con i ragazzi di Emma Street. Vi lascio il loro link nel primo commento pinnato in alto del canale Twitch per andare a vedere le loro live di compravendita e non solo. Ma procediamo andando a vedere il giudizio sui due giocatori di quest'oggi. Partiamo naturalmente dal costo, che si aggira attorno ai 120-130 mila crediti per andare a completare l'SBC di questo Dries Mertens su tutte e tre le console. Si presenta con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alto, basso di work rate in entrambe le versioni. Libri d'abilità è ottima, essendo un giocatore del Napoli, e quindi avete accesso al link, per esempio, di Politano, di Insigne, di Osimhen, nel caso li abbiate completati, oppure di Anguissa, per esempio, oppure può essere inserito tranquillamente in una full Serie A, oppure tramite il link della nazionalità belga avete accesso al link di Hazard, oppure quello di Fellaini, nel caso sempre lo abbiate completato, e riuscite un minimo ad ibridarlo anche al di fuori della Serie A. Lo stile di intesa rimane lo stesso per entrambe le versioni, ovvero quello di cacciatore, per dare il massimo boost al tiro e alla velocità, che vedremo appunto dopo il motivo. Andando a vedere poi i lati in comune di questo Dries Mertens in entrambe le versioni, abbiamo un'ottima velocità nel primo metro, e non è da sottovalutare, e dato che ha un 92 di accelerazione, che si sente tutto assieme al body type unico, e essendo alto 1,70 m è abbastanza magrolino in game, e questa velocità sul primo metro si sente tutta. Soffre un pochettino il campo aperto, ed è questo la mira del Carmisty Style per andare ad aumentare. Per quanto riguarda poi il dribbling, altro lato in comune delle due versioni, dato che si differenziano praticamente solo per passaggio e tiro, il dribbling è eccezionale, la cosa fenomenale per quanto riguarda il dribbling di tecnica, quindi con alti valori di agilità e di equilibrio riesce a resistere comunque alla prima spallata senza particolari problemi. Ottimo il controllo palla per togliere il pallone dalle grinfie dell'avversario e riuscire a saltarlo. Occhio un attimo alla reattività e alla freddezza, che possono a volte risultare un piccolo problema. Abbiamo comunque le 4 stelle di skill che ci vengono in aiuto. E per quanto riguarda poi due piccoli lati negativi di questo Dries Mertens, sia in versione versus Ice che in versione versus Fire, sono la stamina, che non gli fa reggere tutti i 90 minuti, sia che lo utilizzate come trequartista, che come punta, che addirittura come esterno, soprattutto da esterno. Questa stamina non basta. Oltre al resto del reparto fisico, abbiamo detto sì, ok, l'equilibrio gli permette di resistere magari alla prima spallata, la forza però non gli permette di resistere a una seconda, e in certe situazioni si sente tanto la forza fisica, per cui è un po' come succedeva con Pedro, andare a dribblare i giocatori più di tecnica, che magari come un must di quest'anno Fekir, che può resistere a una spallata senza problemi. Questo Mertens, così come ha detto prima con Pedro, bisogna cercare di andare via i giocatori di tecnica e quindi di levargli il pallone e poi procedere, dato che appunto anche l'accelerazione ce lo consente. Andando a sciogliere il dubbio su quale versione andare a scegliere tra quella versus Ice e versus Fire, andiamo a vedere il lato positivo e negativo di entrambe le versioni. Il lato positivo di questa della versione versus Ice è sicuramente la d'utilità, dato che può essere utilizzato sia come seconda punta che come trequartista, che è il ruolo ideale in cui andrei a utilizzare questa versione, dal momento che il passaggio è una cosa fuori di testa.
buono comunque l'80 di passaggio, che pare leggermente superiore in game. Abbiamo un 88 di visione, un 91 di passaggio corto e 89 di effetto, che si sente anche dato il trait outside foot shot e finesse shot, da non sottovalutare, con quel effetto, e quindi gli consente di poter calciare comunque da fuori area, dato che ha abbastanza buoni valori di tiro e 4 stelle di piede debole. Abbiamo 86 di finalizzazione, 84 di posizionamento, aumentati dal caro Missy Style, così come la potenza tiro e il long shot. Posizione ideale, quella di trequartista per questo Dries Mertens versus Ice, mentre la versione versus Fire sicuramente va utilizzata un po' più avanti, un po' più centrale nel gioco e soprattutto più vicino alla porta, dal momento che abbiamo dei valori di passaggio che sono inferiori rispetto a quella rispetto alla controparte del player pick, comunque non così malvagi. Abbiamo una 84 di visione, 87 di passaggio corto, 75 di passaggio lungo, che se messo un po' più arretrato come trequartista è un po' meno incisivo rispetto a quello dell'altra versione, mentre da dentro area sicuramente migliore. Abbiamo un 87 di posizionamento, posizionamento, 89 di finalizzazione, un buon 85 di passaggio corto e 86 di long shot, con un buon, come detto prima, 4 stelle piede debole e 4 stelle skill, che per una seconda punta oppure per un falso 9 possono tranquillamente starci. Arrivando al giudizio su questo Dries Mertens, è consigliato il suo completamento? Può essere consigliato nel caso abbiate per esempio avuto Pedro e vi siete trovati molto bene. Allora il giocatore è molto simile, come abbiamo detto all'interno del resto della review, allo spagnolo, che è comunque un po' superiore sia naturalmente in termini di link già partendo centrale, ma anche poi in game è superiore rispetto allo spagnolo. Se avete una full Serie A ci può tranquillamente stare il suo completamento, se siete fan del Napoli assolutamente. Mentre quale versione andare a scegliere? Quella versus Fire, nel caso vogliate andare ad utilizzare un 4-4-2 e siate alla ricerca di una seconda punta, in quel caso questa versione può essere assolutamente consigliata. Non lo andrei a utilizzare come COC, o almeno la versione che andrei a utilizzare come COC è quella versus Ice, dal momento che ha dei valori di passaggio molto 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 buoni e comunque 4 stelle di piede debole e dei valori di tiro che ci possono tranquillamente stare per un trequartista, e soprattutto quel valore di effetto che aiuta con il finesse shot. Opterei maggiormente per la versione versus Ice, dal momento che in Serie A non abbiamo tantissimi trequartisti puri, nel senso di che partono già in posizione centrale. Se non avete completato Politano, Insigne, Pedro, sicuramente Mertens rappresenta una delle migliori opzioni, e specialmente la versione versus Fire da utilizzare in posizione più avanzata, non la andrei a utilizzare tantissimo in posizione più avanzata, al momento che trova più difficoltà, dal momento che deve resistere alle spallate degli avversari, dei difensori avversari, sicuramente giocatori stangoni per eccellenza, e quindi trova più difficoltà a poter sgusciare via e poter comunque accelerare. Quindi la più consigliata secondo me è quella versus Ice, dal momento che può essere giocato in posizione più arretrata, si sente maggiormente la tecnica di Mertens e va a coprire un ruolo di cui in Serie A come carte scambiabili non abbiamo tante opzioni. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace, essere iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. E mi raccomando anche di passare dai ragazzi di Ema Street, vi lascio il loro link come detto prima nel primo commento pinnato in alto. Con questo video abbiamo terminato, qui da parte è tutto, ciao!